dire che quell'epoca lì ha avuto molti sconfitti. Cioè, se la vediamo in questi termini, non c'è più niente della forza politica. Questa è la vera sconfitta. Il Novecento si chiude in lasso. Non parlo di questo, sul destro. Illusioni. Questa è storia. Nessuno può riproporre niente che funzionava allora. Niente, niente. Per cui, quando io sono ancora comunista, ti esprimo solo un bisogno, non una linea. Ti esprimo un bisogno, una necessità. Ora, cosa significa questo? Ha significato tante cose. Il comunismo è stato la rivoluzione bolscevica, è stato però anche 50 anni di socialismo reale, una roba là. È stato molte cose, niente, è stato la medicina. Non vi siete mai riconosciuti nel socialismo reale? Siamo nati come discontinuità da quel tipo di come critica al socialismo. Tutto quel movimento è nato come critica, rottura, discontinuità con i paesi del destra. Tutto. No, le fascinazioni c'erano, erano le idee latinoamericane, ma perché erano reali? C'erano le idee latinoamericane. No, sono quelle nazionalistiche che sono dei confronti fortissimi sui cambiamenti. I baschi non sono quello che sono adesso, negli anni 70. Il movimento dei paesi baschi e il movimento Leita non era un gruppo terroristico, era un'organizzazione continua fortissima, pensava, aveva una matrice marxista-leninista. Avevano una matrice fortemente operaria, i paesi baschi sono paesi fortemente industrializzati, erano alcuni bersagli del sistema produttivo spagnolo, quindi aveva una forte componente di classe, una matrice ideologica molto forte, al quale sono proponeva, mescolava un'identità nazionalistica, e quindi oggi io sono molto convinto, comunque quando si parla di nazionalismo mi si rizzano i capelli, sempre, cioè non vedo possibile, perché tutte queste esperienze sono finite, e l'altro è finito, questo. Sì, adesso una cosa a livello più di curiosità. All'interno del PR c'era una fase, non so, rituale, qualcosa di saluto, qualche riconoscimento, qualche per entrare così, non so, c'era qualcosa così, no? Per entrare? Sì, oppure per, non so, perché comunque se arriva qualcuno che la destina mi dice, guarda, io vorrei, non so, mettere la tua lotta, cioè, insomma, non viene così. No, via, no. No. No, no, è per quello che quando dico io sto analizzando le Brigate Rosse, sto dicendo com'erano, che è difficilissimo, perché se voi siete qui, fate questo corso, partecipate, che ne so, all'educazione di questa scuola, perché così funziona, cioè state cambiando questa scuola, c'è anche un dibattito in corso aperto, molto intenso, vedete insieme, vi conoscete, lottate, fate picchetti, fate volantini, questa attività riguardava migliaia e migliaia di persone. La parte più avanzata, quelli che tirano queste note, che fanno le cose, si conoscono molto bene tra di loro. Quello diventa il periodista. E solo quello diventa il periodista. Non ci sono stati mai filtrati da parte di qualsiasi. Filtrati sicuramente, ma io avrei amato qualcuno che si trovava. E gli esperti che li aiutavano, comunque li conoscevano. Ah sì, certo, ma erano comunque gente così, che non faceva la scelta. Quello diventava un brigatista, della scuola qualunque era dentro l'organizzazione, un rapporto organizzato, clandestino, ma continuava a fare quello che stava facendo. Queste categorie non sono categorie da Brigate Rosse, sono categorie successive da apparato giudiziario, che a me va bene, perché poi ce l'avete dal punto di vista giudiziario, ha fatto la scala, c'è il piaggiatore, c'è clandestino, c'è quello della direzione, perché su questa base attribuisci responsabilità giudiziarie, no? C'è complicità, concorso esterno, che è il codice penale, cosa peraltro che riguarda. Le Brigate Rosse non ragionavano così, non c'era alcuna differenza fra un militante che noi chiamavamo di forze irregolari, che era un militante che faceva parte dell'organizzazione ma non era clandestino. Poi c'erano le forze cosiddette regolari, che erano quelle totalmente clandestine. Che erano quelli clandestini, sì. Ma erano compagni? Sì, certo. Solo compagni?
Sì. Compagni, quasi tutti avevano un nome di battaglia. Un nome di battaglia. Il suo? Il mio, io ne ho avuti diversi. Il primo che ho avuto era Nico. Perché? Chi lo sa? Non lo so. Forse quasi sempre uno sceglieva il nome di un suo vecchio amico, qualcosa che non facesse fatica a ricordarsi e che però non significava niente. Cioè, è stato un premio? Se no, perché se tu apprendi il tuo nome è un indizio, cioè non deve avere niente. I nomi da premia, sì. Mara, Nico, Mara. Chi c'è? Voi non avete niente di un po', ma non tutto che. Non? Avete già degli accorgimenti questo. Come eravamo? Eravamo la lotta clandestina, una lotta molto difficile da spiegare perché non è una lotta simbolica, non ha simboli. La lotta clandestina non ha simboli, c'è un esercito, alla divisa, ha dei momenti, alla parata, ha tutta una serie di procedure nella quale si riconosce l'esercito, perché i proscritti tutti fanno le stesse cose. Lì invece ognuno in qualche modo se stesso, però ognuno è niente. Sì, però non c'era chiaramente, per esempio, fatto le rapine, Guarda, chi ha fatto di tutto e quello che ha avuto la fortuna di fare di più e quindi diventava più esperto di altri a fare le cose. Non c'era divisione del lavoro. Assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente. Io, che ero uno dei massimi dirigenti, ho fatto tutto, dal prendere in prestito le macchine, che si potrebbero dire anche rubare, per fare l'azione, le rapine in banca, i rapimenti, scrivevo i comunicati, partecipavo alle riorganizzazioni della direzione. Era un animale strano. Uomo nuovo praticamente. In quel delirio, perché il delirio era, come dire, in una militanza complessiva questa cosa qua. Qualcuno ci ha definito, che l'ha guardato senza pregiudizi, l'uomo rinascimentale, cioè quello che si occupa di tutto, sa far di tutto, che però non è poi così vero, perché la cosa qua non riguardava tutti, però questo faceva. Non c'era uno che faceva i volantini e un altro che discuteva e un altro che doveva fare il combattimento. Questo era fastidiosamente fuori discussione. Per quello che non era facile entrare nelle Brigate Rosse, ma era anche facilissimo uscirne. Perché tutti avevano le stesse responsabilità, tutti facevano tutto. Cioè se c'era da morire, si andava a morire. Perché fare una rapina è disdicevole dal punto di vista dello Stato, ma dal punto di vista dei rapinatori è pericolosissimo, vi faccio presente. È pericoloso. Molto pericoloso, ci vuole fare il rapino. Abbiamo avuto Luciano Lutri in ospite. Capisci? Voglio dire che chi non è dentro una mentalità del superuomo, di vado, l'ammazzo e torno, cioè che anche non ha questo tipo di mentalità, che è tipica spesso del rapinatore, per esempio, professionale, cioè quello che vede la sua vita così. Vado, rubo, sono più furbo di tutti, ne ho conosciuti migliaia di rapinatori, tra i famosi. Ragiona così, spesso è anche simpatico, ma non ha fatto così. Io ho fatto la rapina con un bambino in braccio perché non sapevo dove lasciarlo. Ho imparato a farla perché avevamo deciso di autofinanziarci, di non chiedere un lira a nessuno. E allora i soldi si va a prendere dove ci sono. Si va a prendere nelle banche. E non si rivendica, si va a prendere nelle banche. Cioè mi dico, io, l'organizzazione rivoluzionaria, prendo i soldi in banca. E le armi, dunque, per un lunghissimo periodo abbiamo recuperato armi partigiane. Armi della resistenza, ma non avevamo bisogno di tanto, perché la clandestinità non spara molto, spara pochissimo, se fa, cioè come quello che volevamo fare noi, non volevamo fare 1000 attentati, ne facevamo uno e sparare fino al 76, non si ammazza nessuno, al 70-76 si facevano azioni armate con le armi. Fortunatamente, a parte alcuni incidenti, questi si succedono, la rapina si fanno sparare molto carabinieri. In una perquisizione della sede del MIS c'è stata una reazione con le armi e si è sparato e è morto un militante dell'MSI. Cioè, era lotta armata, non eravamo per la non violenza, cerchiamo di capire, ma non è di gente che se non ammazza sta male, non sa cosa fare, che se non rapina va, rapina va anche perché decide di autofinanziarsi. Di non capisci? Cioè non abbiamo mai avuto bisogno di soldi, dopodiché questo ti induce uno stile di vita, per esempio, spartano in un modo inaudito. Cioè si è al limite della sopravvivenza, perché i soldi, cioè capisci, andare a procurare soldi vuol dire rischiare la vita tua e gli altri,
e quindi cioè, e su questo non transigi. No, l'autodisciplina diventa una forma mentale, quasi allo stremo, al limite. Non siamo dei marinzi, capito? Non siamo neanche dei frati tappisti, però ci avviciniamo molto ai frati tappisti in quel tipo di logica viscerale. Io ripeto, farei ancora avere 20 anni, cioè 25. Scegliete molto di giorno più di notte, non so, essendo un destino comunque essere rischioso. Ma le cose si fanno di giorno, questa cosa di vietare alla gente di andare a giro di notte, di notte non succede niente. È di giorno che succedono le cose, le banche sono aperte di giorno, la gente va a lavorare di giorno, cioè, qualunque cosa tu voglia fare la fai di giorno, alle 9 di mattina. Voi avevate uno stipendio, no? Noi avevamo un cosiddetto stipendio che era quello con cui dovevi campare, che era, mi ricordo benissimo, 200.000 lire al mese. 200.000 lire al mese? Era una roba, guarda, ti assicuro da fame. Ma in che anni? Un attimo, 75? Perché sì, mio padre, dal 74-75. Mio padre, ufficiale carabinieri, nel 75 penso prendesse 120.000 lire al mese. No, 75, no, scherzando. Io ho preso, io l'ultimo stipendio che ho preso era 75.000 lire, però era nel 66. Nel 66 il primo stipendio che ho preso era 75.000 lire. Ma lo stipendio della ditta? Sì, sì, sì. Ah, lo stipendio della ditta. Nelle famiglie, 200.000 lire era tolto l'affitto, la casa, il gas, le spese vive della cosa, lo stipendio di un operaio. Era l'equivalente dello stipendio di un operaio. Però l'organizzazione metteva a disposizione dei militanti clandestini, o perché abitavano in casa di altri compagni che clandestini non erano, o perché era dell'organizzazione, la base, tutte queste spese, cioè era quello per mangiare, vivi con 200.000 lire, che era grosso modo, anzi a un certo punto ci siamo dovuti aumentare lo stipendio, era perché era diventato inferiore a quello che pigliavano per aria. No, ma voglio dire, queste cose avevano un loro senso, nel nostro delirio militante, però o tu hai un riferimento o non ce l'hai. Guarda che è facilissimo, tu rapisci Costa. L'armatore Costa. Abbiamo rapito Costa anche quando dici noi Mazzella. Abbiamo rapito l'armatore Costa. Hai comprato l'appartamento? No, non ci abbiamo comprato niente, l'appartamento. Ah, noi ci finanziamo attraverso l'esproprio, si dice, l'esproprio proletario, che le banche, la tassazione di alcuni, di chi capita tra i padroni, eccetera. Questo è il nostro modo di finanziarsi. Non c'è altro modo, non prendiamo soldi dall'Unione Sovietica, dal PC, da altri. Siamo un'organizzazione autonoma che si finanzia con l'autofinanziamento. Abbiamo fatto rapire, abbiamo rapito l'esponente di uno delle famiglie più ricche di Genova, più ricche d'Italia. Abbiamo chiesto un riscatto, tutto qui. Poi lo volevamo e abbiamo preso, non so, non vorrei dire stupidaggine, perché poi queste cose erano importanti al momento, successivamente non hanno più tanta importanza, non me ne ricordo in merito. Credo che ci fu anche una trattativa, credo che chiedevano 10 miliardi da allora e ce ne riuscimmo poi a arrivare a 1 miliardo e 300 milioni da allora. E l'organizzazione con quel miliardo e 300 milioni si è finanziata tutta l'attività per i successivi 7 anni. Quindi è un stile di vita pazzesco. Quindi non è che si è comprato la base di via Montalcini famosa, ma perché è la famosa quella. Quella era una delle tante, tutta l'organizzazione si è finanziata così. Capisci? Sì, sì. Quindi voglio dire, se tu non hai uno stile col quale ti identifichi umanamente, cioè quel miliardo e 300 milioni, perché vivi con 200, 300, 400, 2 miliardi? Perché no? Cioè, qual è il cos'è che ti dà la misura del tuo stipendio? Come devi vivere? Allora ti misuri a quello che era il nostro referente sociale. Di lì non siamo mai usciti. Per quello che voglio dire, quando dici chi cavolo era un'altra cosa, sì, era un'altra cosa perché ero un militante clandestino, non facevo la vita di nessuno. Ma il mio riferimento sociale non è mai venuto meno neanche un istante. Se fosse successo, ci saremmo persi immediatamente. Scusi, come sono state le circostanze del suo arresto? Circostanze del mio arresto? Accade una cosa bizzarra, cose, cioè, ma l'aspettavo, così dire, perché è chiaro che da lì a poco. Dopo il 79, 80, l'organizzazione è diventata molto forte, però l'organizzazione è molto forte, molto numerosa, però chi come me aveva più esperienza politica, più
esperienza da tutti i punti di vista, sapeva che dovevamo trovare una strada diversa, la storia stava esaurendosi, perché facevano di questo tipo di cose sociali. E però non si può mollare, non si può mollare, ci sono delle strade che non puoi arrestare. Non le puoi arrestare perché arrestarle vuol dire coinvolgere altri. Cioè se ci fosse stata un'interlocuzione, per esempio con Moro, non dipendeva solo di noi smetterla, adesso lo dico così ma lo semplificavo, era complicatissimo, però era chiaro per molti che la vicenda storico, politico e sociale di cui le Brigate Rosse erano espressione aveva mutato profondamente i suoi connotati. E nonostante fossimo particolarmente numerosi e forti come organizzazione, la nostra forza politica era esaurita, non si riusciva più a produrre l'organizzazione come le volevamo. Invece cioè, diventavamo sempre più espressione di una sconfitta, quindi del residuo, residuale. Non era possibile, molto semplicemente. Era molto frammentata l'organizzazione. E lì comincia a spaccarsi. In 10 anni si spacca proprio perché attraversa una crisi politica molto profonda. Non riesce più ad incidere sul tipo di realtà. E quindi la soluzione è difficilissima, non la troviamo. Noi non troviamo la soluzione. E moriamo in quel modo lì, prima con le divisioni, le spaccature, le diverse tronconi che si sbagliano tra di loro, dando un'impressione peraltro fortissima che i diversi tronconi erano tutti combattenti, quindi per esempio contemporaneamente ci sono 3 rapimenti in giro per l'Italia, dava un'impressione di forza politica assolutamente irrealistica. Io mi rendo conto assolutamente. Ci sono stati 2 tronconi che si sono combattuti per loro. Tutti si sono combattuti per loro, con una ferocia politica che tu non neanche immagini, nelle carceri. Nel carcere proprio perché poi eravamo, cioè, aumentava progressivamente la popolazione carceraria. Quindi, arrestati. E quindi? Come l'hanno preso lei? Come sono state le circostanze? L'hanno preso semplicemente così, cioè lì si trattava di non puoi smettere, quindi cioè, io ho deciso come tutti gli altri. Questa storia la finiamo qui, battagliando, cercando di farla smettere, ma non si può che fare così. Quindi mi aspetto semplicemente il momento in cui mi arresteranno. Continuo a fare le cose al massimo, al meglio, per carità, però quella è la storia. La storia finisce così. Leggiamo nel suo libro che lei andava avanti indietro a Parigi. Io andavo indietro per tutta Italia, a Parigi ci sono stato 5 volte in vita mia, con i palestinesi che mi dicevano tu sei matto. Sì, no, perché dici, i dirigenti non stanno, cioè per dirlo, cioè come quelle cose vengono fuorviate, perché io avevo fra i tanti compiti anche di tenere alcuni rapporti internazionali, che erano sempre in Rete Rossa, avevo tanti di compiti, uno era questo, che erano dei compiti molto saltuari, perché non avevamo rapporti di tipo organizzativo, erano solo di tipo politico, nel senso organizzazioni combattenti nell'area mediterranea. E si incontrano, praticamente per discutere delle cose e per quel che si poteva un minimo di solidarietà militante. Noi eravamo per esempio bravissimi, le Brigate Rosse, a falsificare i documenti, avevamo i documenti migliori di tutta Europa. E così abbiamo rifornito tutta Europa, cioè prima che non indicava nessun rapporto organizzativo, se non un pure semplice rapporto di solidarietà con compagni, gente, organizzazione con la quale condividi vagamente una strategia, una collocazione, eccetera, non implicava assolutamente nulla, niente di niente, con la RAF, con l'EPE, ed erano rapporti, come dire, politicamente importanti, ma operativamente assolutamente insignificanti, quindi ci dedicavamo poco tempo, erano pochissimi, siamo sempre stati molto pochi, uno dei pochi che poteva tenere per esperienza, per lunghi anni di anzianità, cioè, ero io, tutto qui, quindi sono andato 5-6 volte a Parigi, questa è la verità. Le cose che vi dico sono tutt'altro che un segreto, per me, per chiunque me le abbia chieste e soprattutto per tutti i compagni delle Brigate Rosse che le sanno benissimo e ve le potrebbero confermare. Tutto il resto è fuffa, signori miei, è fuffa dietrologica. Sì, ma Franceschini, c'è stata una polemica la settimana scorsa per il libro Franceschini, poi c'è stato, anche questo ti volevo chiedere, Andreotti ha detto che per il sequestro nuovo il Vaticano stava per pagare un riscatto. A chi? A voi. Questo mi sarebbe molto piaciuto che l'avesse fatto, non l'ha fatto. Ecco, se l'avessero fatto. Ma non l'ha fatto, è fuffa. Andreotti deve mettere a posto la sua coscienza. Lui se ne viene fuori dopo 25 anni a dare questa notizia strabiliante. Per 25 anni è stato zitto. E toglieranno il segreto di Stato. Magari lo facessero.
io sarei felicissimo se fossero tutti segreti di Stato. Io sono certo di quel che dico, le Brigate Rosse sono, parlavo l'altro giorno con un suo compagno, addirittura attenzione, una cosa più tragica, ma anche la più pulita che si sta inventando. Le Brigate Rosse sono state solo quelle, non c'è mai stata una trattativa diversa da quella che avete visto sui giornali all'epoca, città. Non c'è mai stato nulla che non riguardasse la pubblicità di questa cosa, non abbiamo mai trattato nulla, nessun emissario ha incontrato nessun altro, né preti, né Vaticano, né altro. Che loro abbiano fatto qualcosa, non lo so, ma con chi l'hanno fatto non lo so, con le Brigate Rosse sicuramente no. Quindi Andreotti vende fuffa, il buon Andreotti, e infatti consiglia che i conti con le sue responsabilità personali le ha già fatte. Gli dice che sta prendendo fuori. Dice, ma io non ho saputo niente né prima né durante né dopo di questi contatti. Lui era ministro degli interni, però il ministro era presidente del Consiglio, quindi no, ne sapevo le cose. No, è che ciascuno di questi, cioè, non si perdona né politicamente né in qualche modo per le loro relazioni sociali, ma anche umanamente di non aver fatto un fico secco di niente. Non si perdonano perché adesso hanno imbastito la più grossa, gigantesca montatura che esiste. Non hanno fatto nulla. E siccome il loro presidente glielo presenta questo, loro sono di una pochezza politica e se mi permetti anche umana, questi personaggi, strabilianti. Io non dimentico per me niente, io sono quel che sono critici, giudicate non mi frega niente. Però sono pochissimi, tutti i suoi amici da mollare. Oh, era disperato. Disperato, ma quella disperazione da incazzato. No, non si incazza mai, saranno state tre persone. C'è anche Zaccagnino, non ha direi. A tal punto che lui dice, io reputo voi del partito della Democrazia Cristiana responsabile della morte. Tutti, e non voglio nessuno al mio funerale. Nessuno, né autorità religiose, né autorità politiche, voglio solo i miei familiari. Perché nessuno ha detto una parola che una. I suoi amici fanno una lettera, questa è una cosa che sono i peggiori che trovano. I suoi amici, compreso suo fratello, che della sua corrente che era molto piccolo, però c'era anche un rapporto personale, furono i primi. Lui chiede a loro di pronunciarsi in quanto amici di partito, in quanto i compagni di corrente, in una delle lettere, tutto pubblico, di pronunciarsi in qualche modo per favorire una trattativa, una soluzione. Sì. Questi, non so, allineati a che cosa, fanno una lettera in cui disconoscono l'autenticità del suo scritto. Non è lui, è pazzo, straparla, i grafologi, le cose. E lui gli risponde in maniera molto umana, molto incazzata. Dice, io lo sottolineo che io sono più comodo dire queste stupidaggini che stanno sedute nelle poltrone in cui si scrivono. Io una cosa non mi sarei mai neanche immaginato, cioè voglio dire, Brigate Rosse non c'entrano quello che scrive lui. Infatti a proposito di questo. E ci siete un po'. Cioè, e questa cosa, cioè, vi chiede aiuto e lo volano, mi siete esattamente l'opposto. Non è lui, no, non si fa. Voglio dire, la storia su queste cose poi ti presenta il conto, non so come dire. Stai zitto, non so, quello che ti pare, no? Però non puoi essere così legato al potere, alla tua congrega, che al dunque disconosci anche uno che si dà in difficoltà. Tra l'altro il presidente del Movimento Cristiano parla così. Ma invece una cosa, io a parte i pareri dei miei genitori che vabbè erano ricchi, quindi vabbè io magari non l'ho fatto, no? Però quello che ho sempre sentito dire è a tutti i costi volevano far passare le lettere di Moro per una cosa appunto non autentica, ma sui pochi libri in circolazione, cioè sempre cercato di farla passare per le lettere imposte da voi, no? No, io non solo non l'abbiamo fatto, ma viene riconosciuto ormai ampiamente che sono lettere autentiche, viene ampiamente riconosciuto, praticamente gli storici non hanno dubbi su questo, ma anche tutti gli altri che negli anni si erano un po' sbracati nel dire che erano lettere coartate, è il linguaggio suo, il suo modo di pensare, che non è neanche un pensiero banale, quello che ho detto, se tu lo riassumi, cioè, voi non vi occupate di politica, purtroppo sono uno che questa cosa sarà la politica è una malattia, ma
il linguaggio di Moro è un linguaggio politico, lui ha, lui sostiene un principio, e lui dice la Democrazia Cristiana è un partito organico della società italiana, sostiene questa tesi, organico perché la rappresenta in toto. E perché la rappresenta in toto? Perché è stata capace in tutti questi anni di, in qualche modo, inglobare le varie tensioni che si esprimevano nel corpo sociale, per quello che è un po' il partito, un po' degli operai, un po' dei contadini, un po' degli impiegati, un po' dei padroni, un po' degli americani, però si è assunto questo corpo della Democrazia Cristiana, di trovare le forme sociali mediate attraverso cui governare un paese. E per questo non abbiamo avuto 50 anni. Io questa non era la mia della Democrazia Cristiana, è molto più serena, però questo modo di ragionare della Democrazia, cioè da presidente della Democrazia Cristiana, dice se la DC smette di essere questo, la DC finisce di essere. Se la DC diventa quello che non è mai stato, cioè la parte tosta dello Stato, quella che non tratta mai, che non discute mai, la DC non è questo, perde la sua anima, dice, e forse prima o poi perderà la sua forza politica. Quando sia stato profetico non lo so. Lui poi profetizza che da questo nascerà anche un bagno di sangue. Per certi versi è successo, perché gli anni successivi sono stati un bagno di sangue, nel quale ci vedremo tra qualche tempo, è un po' catastrofico. Arriva delle conclusioni per tutti. Però lui fa questa analisi. La DC rispetto a questo problema deve essere il cardine della trattativa, di quelli che dice vediamo come ne usciamo, non quello che dice noi non trattiamo mai con nessuno, perché è un problema sociale di chi governa questo paese. Questa è la tesi politica di Moro, tutti i suoi scritti. E questo è il risultato, questo è il sistema. Poi di volta in volta sollecita uno, sollecita l'altro, scrive ad Andreotti, scrive ad Zaccagnini, scrive al Parlamento, scrive a tutti, fa un memoriale e sostiene questa tesi politica, sollecita i suoi amici, fa politica come fa un uomo. Io non ho mai smesso di avere questo potere. Tu dici le brigate rosse gliel'hanno consentito, certo, allora fa questo, perché le brigate rosse non stavano giustiziando l'uomo, non era quello loro che era processare, che processa un regime, processa la DC. L'analisi che io faccio sulla DC non è quella che fa Moro, è un'altra, che è il partito regime, il partito che ha bloccato tutto, cioè non è l'analisi che fa le brigate rosse, sono le antitetiche letteralmente, e su quelli due sono inconciliabili. Moro quando parla e scrive, non scrive le brigate rosse, scrive ai suoi compagni di partito, scrive al Parlamento, scrive al Papa, scrive, capisci cosa vuol dire? È quello che è stato tradito. Questo non ce lo perdonano noi. Capisci perché è molto difficile arrivare a una soluzione politica? Perché ogni volta che si tocca è un po' un nervo scoperto della società italiana, non solo quell'episodio, ma quel periodo. Per cui le responsabilità delle brigate rosse sono chiare, sono lì e sono anche ampiamente pagate. Le brigate rosse non sono pagate. Infatti, le brigate rosse non sono niente, sono stati tutti in galera per decenni. Questo qua è la loro pazza, con le loro parole, non c'è niente di occulto. Quello che invece fa il comportamento degli altri, le responsabilità degli altri, io non è che li ho presenti, non sono io, le storie, perché in qualche modo non si può fare conto. Ripetiamo questo, ogni volta che si parla di Piatti Rossi, di quegli anni, vada bene, scoppia un putiferio. Non perché non sia chiudibile sul piano giudiziario, su questo è più d'accordo. Che non tiene a fare il problema? Cosa deve dare? Per parlare per papale papaggio, un giudice ti ha condannato, ha trovato il tuo conto, ti sei fatto la tua galera, siccome sei come dire, un responsabile di quella cosa lì, la giustizia, vista il piano sociale, finisce a un certo punto, cioè non chiede più niente, non ottiene più nulla, esaudisce la sua funzione. Per questo l'ordinamento prevede un sacco di roba. Se questa cosa, per la complessità del fenomeno, come è stata indicata sull'immateriale, richiede un atto politico-giudiziario, non un indulto, cioè un atto che non è dato, non si faccia, basta. Diceva un giudice. Un giudice è dato, per invece non è proprio l'ignorante, un giudice è dato. Il magistrato di sorveglianza li conosce benissimo, li conosce da anni, per quali rapporti, perché sono detenuto e ha rapporti con le istituzioni, con il finanziario, cioè, più o meno. Non commetto reati, non dico che bisogna fare la lotta, cioè lo Stato è lo Stato,
prende il fatto che lo Stato è uno Stato di tutti, anche mio, a me non mi piace tanto, però è anche mio, l'ho combattuto per tutta la mia vita, non mi identifico nello Stato, però lo Stato è un po' più identifico con me. Lo Stato supera le conferenze personali, cioè è una questione di civiltà giuridica, e noi ci abbiamo un testo molto fatto su questo. La licenza software inserita in questo contesto è un episodio di quegli anni. Scusi, ma lei si metterebbe in politica adesso per partecipare alla trasformazione democratica di uno Stato? No, la politica non ha bisogno di me. Non ha bisogno di me. Io oggi ripeto, guardo con molta cioè lei vede ancora una trasformazione solo a livello di lotta o può essere fatta anche internamente alle istituzioni? Senza lotta non c'è vita, questo non significa che bisogna prendere il combatto. No, c'è intendo lotta violenta. Le cose si muovono, c'è un problema di precarietà, di licenziamenti, è la lotta degli operati medici che fa muovere le cose. Ci piaccia o no, può essere giusto o sbagliata, ma da quel conflitto che nasce il tentativo, lo sforzo di trovare una strada diversa. Io dico lotta all'interno delle istituzioni. Per cui la vita di ciascuno di noi è leggermente diversa. Non bisogna avere paura della politica. Certo, ma non perché sia paura. Bisogna averne paura quando altri ne hanno paura, quando quelli che comandano hanno paura del conflitto, perché non sanno governare. No, ma la conflittualità io dico all'interno delle istituzioni, non. Sì, certo. Perché ce ne troppo poca. Quando dici per chi lo teresti non lo saprei fare, non ce l'ho questa. Quindi lei non è anarchico adesso come mentalità. Ma cioè lo Stato. Ho discuto quello che ho detto, ho fatto un milione di classe da io. Perché no, voglio dire. Sì. No, magari dice non mi riconosco nello Stato. È discuto dei problemi dei bambini di seconda elementare, per intendere, perché quello che dico. Avevamo una manifestazione contro la Moratti l'altro giorno, e c'erano tutte le scuole di Milano. Certo. Quello è un problema, semplicemente. Il conflitto è questo, non è altro. È giusto. Negli anni 70 era altro. Aveva altri soggetti, aveva altre potenzialità e altra forza, per cui ha prodotto anche una lotta armata che non è andata da nessuna parte, forse non doveva neanche farci, non lo so, voglio dire. Però voglio dire, questo è il modo, secondo me. Cosa ne pensi di Berlusconi? Grazie, un po' più caro. No, l'ultima domanda. No, infatti questo no. Abbiamo impostato questo incontro sull'aspetto umano, poi abbiamo dovuto necessariamente inquadrare perché altrimenti non era possibile parlare, però magari cercherei di evitare tutte quante quelle cose che possono essere in questo momento. Se vuoi rispondere, rispondi. No, ma no, non mi interessa. Però è una cosa che avevamo preso implicito in tutto quello che ho detto, cosa penso di essere rispondere. Ripeto, la situazione politica italiana è abbastanza, molto forte. Commenta da solo, ma è difficile nutrire delle speranze da quella parte, cioè rispetto alla modificazione della cosa. No, no, c'è un grande movimento per la pace per il quale io non lo frequento, non vedo, non vedo solo Ossetti, un po' di interno, così c'è molto variegato. La speranza dell'umanità sta da quella parte lì. Senza un grande idealismo, se non è che. Però ancora di più se c'è qualcosa di evidente oggi e che non è nei meccanismi di modifica istituzionale che può avere il cambiamento. Avviene sul piano culturale. Un cambiamento dal basso. Quando decidiamo che veramente la guerra, cioè lo vedrei come il fatto fondamentale sia dal basso, sicuramente. Quando noi vedessimo con drammaticità assoluta, ma ci deve essere un modo per dire basta la guerra. E la guerra è basta, anche per i nostri governi. Scusi, quella dello Stato sì, quella armata sì, nel senso. No, ma no, è stata una fase di quella storia di questo paese. Non capisco tutto quello che, però un minimo si va un po' contraddittorio. Sì, cioè. Lo Stato, la guerra dello Stato, la Costituzione stessa. Non dice che è la guerra. Nel senso che alla fine del Novecento, della Seconda Guerra Mondiale, era scontato per tutti che inserissero quell'articolo di Costituzione che lo Stato italiano da libera guerra con il metodo di risoluzione delle controversie internazionali. Sì, così. Bandisce la guerra con il metodo di perché la guerra non si fa più dopo il 45 secoli. Non si può fare la guerra. Non si può avere 200 milioni di morti. Capisci? Quindi non si bandisce, è un fatto. E oggi siamo dentro di nuovo dentro questo incubo,
che si fa la guerra si può fare, forse si può fare e forse non si può fare. Capisci che vuol dire? Ci deve essere un modo per ribadire in modo efficace questo no, per esempio. C'è un movimento per questo, criterio di giustizia sociale. Oggi sì, non c'è chi non veda sul piano mondiale, soprattutto il movimento dell'Europa, nella sua passiva eterogeneità, molto complessità, però ha diverse componenti, che sono rispetto allo sviluppo delle imprese, sostenibilità, ambientazione. Non è vero che siamo disperati, io divento molto angoscia, proprio perché, però non sono disperato, altrimenti non l'ho fatto da me. E lei si riconosce una ragione, tempo fa, adesso Casimiro è stato intervistato da un settimanale di Managua, il nuovo diario, mi sembra, e lui ha detto: io non ritengo il mio passato, anche perché se sostiene che non c'entra niente con la Zanamora, comunque questo è un altro discorso. Lui ha detto: essere brigatisti negli anni 70 in Italia voleva dire come essere dei partigiani sandinisti qui in Nicaragua sotto il regime di Somoza. Cioè, a me francamente è venuto da ridere. Fa questi paralleli, so perché francamente c'è la situazione è molto diversa, cioè un paese latinoamericano sotto un caudillo che era un bandito, no, cioè... però cerca di capire anche tu, puoi fare le distinzioni tra le strade, cioè tu dici, e questo guarda, è nel caso di una dittatura militare, nel caso di un regime oppressivo, la violenza è legittima. Sì, la violenza di voglio dire, capisci? Allora tu perché chiedi non tutti a me un'opzione di carattere ideologico sulla non violenza? No, certo, però in quel contesto, però in una repubblica. Poi, capisci, voglio dire, c'è già molto diffusa questa idea, che si può realizzare, perché non potrebbe esserci questo musimo? Scusa, le dico, le ricordo un nome che a lei farà venire la pelle d'oca, Silvano Girotto, frate Mitra. Sì. Ecco. Frate Mitra si era unito alla guerriglia in America Latina, in Bolivia. Era tornato per poi, era stato vicino, non so come è andato, ha fatto restare Puccio praticamente, no? E lui aveva detto in un'intervista da Ginevra, che l'hanno fatto vedere alcune notte tempo fa, una vecchia intervista, io se tornassi in America Latina riprenderei il Mitra subito, perché lì le condizioni non ti lasciano altra scelta. Ma è disperante che esistano questi pazzoli che vengono usati qua là. No, nel senso, però in una realtà come quella italiana, gli anni 70, per quanta ricca di contraddizioni, cioè per una situazione, fa un parallelismo con l'America Latina, c'è cioè non c'è nessun paragone. Nessun paragone di una soluzione veramente, nessuna maniera come soluzione. Sono il riferimento di tutto amaro. No, però è proprio chiaro che c'è una prefascinazione, cioè c'è tutto il mondo, ci sembrava che tutto il mondo andasse in quella direzione. Forse la grande subissima. Tutto il mondo andava nella direzione delle guerriglie. Certo. Sia che fossero vittoriose, sia che fossero sconfitte, sia che fossero nella loro completa diversità, cioè non era una cosa che ci stavamo inventando, cioè, c'erano in Europa, c'erano in America Latina, tutto il mondo puntava in guerriglia. Cioè che va allora un mito, era un mito sudamericano, non era un solo qualcosa. Lo era anche per voi un mito? Certo. Anche per completamente diverso da quello che adesso, cioè c'è il un po' dappertutto, scusa, cioè, a parte che ci sono molti c'è c'è quello dell'Africa, c'è quello latinoamericano, c'è il valore è già molto pensato, per intenderci, e ha fatto anche molto bene. Anche Mazza è qualche cazzata, no? No, cioè. Scusi, non ho capito che voglio dire, Che Guevara è morto in Bolivia, tutelato dai contadini bolivianzi che hanno collaborato col regime. Batista, quindi voglio dire, ma che propaganda, voglio dire, sto dicendo, per farvi cogliere dei paradossi, no, nel quale tu non puoi dire le guerriglie degli anni 70 erano belle, erano, ed era un riferimento, c'era questa forte fascinazione. E la fascinazione che sentiva da ogni parte in fondo di loro? C'era una forte identificazione da questa parte del mondo con i popoli sfruttati dall'altra parte del mondo. Questa, poi negli anni successivi sono molto scemato. Oggi si è molto ripresi con ma vediamo come, quando, perché c'è stata molta storia. Quasi tutti quei movimenti sono finiti nella parte sbagliata. Pensa soltanto alla guerra del Vietnam. Essere dalla parte del Vietcong era obbligatorio. La guerra del Vietnam si è conclusa in parte perché in parte consistente perché c'è stata una resistenza dell'esercito
Vietcong, ma in parte non insignificante, perché un gigantesco movimento mondiale, soprattutto statunitense, ha boicottato quella guerra, capisci? Cioè, dagli hippie, cioè, dei movimenti che hanno fatto la storia, quello è stato il paese. Intendo dire, essere contro quella guerra, identificarsi contro quella guerra, era di milioni di persone nel mondo. E Vietcong, c'era chi diceva gli americani perdono perché sparano, Bush, no, Nixon perde perché spara, e c'era una parte che diceva che i Vietcong vincono perché sparano. Gli slogan di quegli anni lì erano un slogan tremendamente guerriero. Cioè, non eravamo affatto pacifisti non volenti. Tutto questo movimento aveva anche componenti di questo genere, ma non lo era. Non eravate gambiani, insomma. Tutti i gruppi di allora, la lotta continua, il potere operaio, la guardia operaia, i CUB, non avevano nessuna opzione non violenta, esattamente l'opposto, pensavano come uscire, perché però se ne avevano uno loro. Però eravamo dentro a questa convinzione molto generalizzata che potessimo modificare le cose e che dovessimo cercare una via per vincere, per continuare questo movimento che era vincente, era un movimento che aveva inchiodato il nemico a delle responsabilità storiche, comunque alla modificazione, la scuola, la fabbrica, i quartieri, il vivere sociale. C'era messo in la scuola dopo il 68 è diventata un'altra cosa, ed è diventata un'altra cosa perché c'è stato il movimento studentesco che l'ha occupata l'università. Ci sono stati i lavoratori studenti, i lavoratori delle medie, i lavoratori cioè questo movimento ha obbligato a una modificazione della società. A un certo punto è stato messo alle corde. Secondo lei noi possiamo facciamo fatica a capire perché non ce la mano? Fate molto fatica perché vivete in una società diversa da quella. E quindi vi risulta difficile capire come potesse uno andare a fare 100.000 persone a Milano, tutti con le bandiere rosse, qualcosa come 30.000, e fare una manifestazione per il Vietnam. Diciamo che... Fai fatica a capirlo. Chi ci viene oggi? So fare una manifestazione per l'Iraq. 300 persone, cioè voglio dire, quelle politicizzate, eccetera. Gli studenti che hanno fatto per fermare la guerra, niente. Ci sono stati i movimenti, capisci? Ma allora era l'università che mi sono giunto su questo. Gli studenti medi, no? Io sì. Mi ricordo benissimo. Sì. Ecco, lei diceva che ha fatto azioni nella fabbrica perché lei comunque era negli anni che decide di muovere a trentenne, ma rispetto agli studenti medi, ecco, quelli delle scuole superiori, che cosa facevate nei loro? Per fare pressione. Ma assolutamente lì non c'è stata, c'era una componente degli studenti medi e degli studenti, molto gli studenti, che quando li portavamo in piazza erano qualcosa come 18.000, mi ricordo, facevano una stagione. E mi ricordo molto erano semplicemente i lavoratori studenti di Milano, ragazzi di 18-20 anni, che erano quelli che lavoravano e facevano le scuole serali, che erano organizzati, si erano organizzati in che rivendicavano quelle cose che oggi sono luogo comune, gli spazi, gli orari, i sussidi, i sovvenzionamenti, che oggi si sono progressivamente rimangiato tutto. No, è vero che erano anni in cui non si poteva non essere schierati, cioè già quando si era a scuola comunque si faceva di collettivi, si vedevano i cineforum, si andavano alle manifestazioni. Da qualche colpo di coda l'ho visto anch'io, anche credo Giovanni, che hanno fatto finito le superiori. Fino al 77 questa cosa. Fino al 77 c'è questa cosa. Ma anche negli anni 80 qualcosa, fino agli anni 90, adesso penso che non. E comunque non necessariamente a sinistra comunque. Non necessariamente a sinistra, ma la destra sarebbe stata molto minoritaria. Ragazzi. Molto. È molto bello, molto bella questa conversazione, però purtroppo abbiamo spiegato tutto il tempo e semplicemente ci cacciano fuori dalla scuola. Ma perché se volete? Sono già le 6. Allora, io spero di non avervi annoiato. Io ringrazio Mario per questa disponibilità e soprattutto per il fatto che si è fidato di noi, perché quello che ha detto Mario per telefono. Sai, se mi devo trovare con dei giornalisti se ciò che io dico qualcosa, queste conversazioni domani le ritrovo sul giornale diventano altra cosa. Non è questione di cattiveria. 30 persone curiose di quel periodo che stanno seguendo un corso e
quindi fa parte di un'esercitazione didattica. Non è perché quello che io voglio dire non lo direi a chiunque, compreso i giornalisti, è perché se faccio un'intervista è un'altra cosa, se mi vedo è un'altra cosa, non può rispondere, cioè si inserisce in un casino. Diventa politico. Sì, sì, no. Niente, a questo punto direi che può essere chiuso l'incontro, mi pare che non ci siano altre domande. Forse ce n'era un'ultima, diamo lo spazio per l'ultima domanda di Giuliana. No, no, io volevo dire soltanto, di sicuro il senso della collettività, ovviamente dico una cosa ovvia, era fortissimo, cioè il problema del Cile era anche il problema dell'italiano. L'operaio non pensava solo alla Fiat o all'Alfa Romeo, ma faceva suo anche il problema della vietnamita, no? No, quindi vabbè, ovviamente da lei vabbè, una conferma. Quello che mi ha sempre colpito infatti di questi anni è stata appunto la capacità di partecipare così a fondo delle cose di altri paesi e di altre realtà, cosa completamente scomparsa negli anni in cui mi trovo. Adesso la volta sono rivendicativa, però non si scollega, cioè sì, qualcosa di meno sindacale. Insomma, quello della storia non si fa in un giorno, certe sconfitte per la dicevo, la perdita di convinzione che tu possa cambiare le cose. È una cosa estremamente difficile, è esattamente l'opposto di quello che era la convinzione, certo, fino al 73, 74, sicuramente di migliaia di anni, la convinzione che non avesse la possibilità di modificare le cose, che le cose andassero in un'altra maniera. Per cui non si sia, perché c'è stato, non lo so. Poi invece le funzioni successive pesano. Le lotte che sono state appoggiate erano pesate, le sconfitte delle fabbriche erano pesate, il Vietnam è andato dove è andato, la Cina è andata dove è andata, cioè la storia in questo senso è pietosa, no? Cioè, fa anche giustizia delle delusioni, e però quelle delusioni contribuiscono a fare la storia, non so come dire, e capirlo è la sua importanza. Oggi non si può essere scolati, sicuramente, se non è speranziano, va bene, se da qualche parte si riesca a trovare il bagno di questa matassa, per avere questo tipo. Si può vivere solo aspettando una bomba o sperando che ti difendano la bomba. Sono qui per tenere una vita miserabile, diciamo solo francamente, ragazzi. No. Chiudiamo questo incontro, vi restiamo male per tutta la disponibilità e dobbiamo andare più forte. L'unica cosa che chiedo a voi è di rimanere in classe 5 minuti, 10 minuti, perché dobbiamo fare un attimino il postare un attimino il pezzo, vi accompagno Mario e arrivo subito in aula. Allora, se qualcuno avesse qualche cosa da chiedere a Mario, io c'ho una mail, cioè Moretti, Moretti, chiocciola, sì. Giorno dopo, il nome della cooperativa, lavoro, punto, sì. Grazie a grazie. Non è questo il tipo di comunicazione che oggi ritengo possibile né utile, può essere solo usata da qualcuno per fare la comunicazione. Questa donna qua, 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 questa donna qua,
io per uscire dal carcere non sono tutto, perché dovevo un motivo per uscire per andare a lavorare per uno stage, eccetera. Sono andato, siccome io conosco ormai un sacco di gente, o sono mamme adesso, o sono giornalisti, ma a mia schiera, diciamo, no? E quindi sono appoggiato un amico giornalista, il quale abita in un palazzo tutto di giornalisti. Sono andato lì assediato dalla cosa, una delle giornaliste che abitava lì, siccome dicevo che ho fatto un'altra cosa, conosco Tizio, Cari, sono ancora una casa, non so, i miei amici, erano lo stesso palazzo, quindi si vieni a bere un aperitivo da me, dai stasera. No, sicuramente. Lei è cosa è stata avanti per molto tempo, comunque non penso che piace. Tutto lì. Quando sono facendo così, per cui. Quindi la mamma ci prende la mamma. Chi riconferma lei? La mia precedente. La mia precedente ci siamo. Faremo la seconda puntata. No, queste cose sono dei volontari. Adesso lo vuole fare. Adesso la vediamo chiaramente. Al migliore. No, perché sai, quando uno parla a braccio, se poi vuole, io ho lunga esperienza di questa cosa. Cioè, il servizio lo fa chi monta, non è che tu puoi dire quello che vuoi. Ma non viene fanno montato. Dire quello che ti pare. Non viene montato. Ciao ragazzi. Ciao, ciao ragazzi, 5 minuti. Ciao, grazie a voi ragazzi. Grazie. Ciao ragazzi! Ciao.